Siamo a Pietraligure con Sara Foscolo alla presentazione del calendario delle manifestazioni natalizie del comune di Pietraligure. Che cosa si farà durante questo periodo? Allora, durante questo periodo abbiamo organizzato una serie di eventi rivolti in gran parte al pubblico dei bambini. Pietraligure si sta sempre più identificando come la città dei bambini, quindi essendo una festa dedicata soprattutto a loro, ci saranno degli eventi prima di Natale, ad esempio un selfie con Babbo Natale, quindi loro avranno modo di fare foto, di lasciare le loro letterine e quindi una giornata tutta dedicata a loro. E poi ovviamente le altre due feste che sono la Befana, l'Epifania e il Carnevale, perché questo periodo di eventi si concluderà con il Carnevale. Ovviamente tutto questo è intervallato da altri eventi che sono dedicati ovviamente a un pubblico più vasto. Ci sarà ovviamente il concerto di Capodanno, ci sarà un musical al Teatro Comunale, e quindi è un calendario molto ricco che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione tra l'ente pubblico e i privati. L'ente pubblico con una grande collaborazione tra i vari assessorati, quindi l'assessorato al turismo, l'assessorato alla cultura e l'assessorato alle attività produttive, e i privati che ormai da anni collaborano, le varie associazioni di categoria con il comune di Pietraligure per creare sempre eventi sempre più belli, sempre più accattivanti per attirare e promuovere il nostro territorio. Quindi io devo ringraziare le associazioni di categoria, le associazioni commercianti, le associazioni bagni marini e le associazioni albergatori. A Capodanno chi ci sarà in piazza? A Capodanno ci sarà un concerto dei Discomania. E ci sarà un musical, però non abbiamo ancora la data precisa, e poi ci sarà un concerto gospel il primo dell'anno nella chiesa patronale.